Il campionamento degli organismi marini avviene mediante l'impiego di attrezzi da pesca calati da pescherecci. Allo scopo di valutare la quantità di contaminante accumulata nei tessuti, si prelevano pesci, molluschi e crostacei rappresentativi dell'area. Dopo aver misurato lunghezza e peso dei singoli organismi, si analizzano sia alcuni organi interni come il fegato, sia il tessuto muscolare. Il fegato, infatti, dà informazioni sulla biodisponibilità attuale dei contaminanti, mentre il muscolo fornisce indicazioni di un accumulo a lungo termine attraverso la catena alimentare. Ogni contaminante ha degli organi specifici in cui si accumula preferenzialmente. Per esempio, il mercurio si accumula principalmente nel tessuto muscolare. I contaminanti più ricercati sono i metalli, come il mercurio, il cadmio e il piombo, o i composti organici persistenti e tossici, come i pesticidi e le diossine, che si accumulano facilmente nei tessuti.